Preppy Radio, sono Chiara Nicoletti, da Alice nella città, sono in compagnia di J-Ax e Cristina D'Avena, le voci di Playmobil, il film. Allora, visto che, come ha detto anche Lino Di Salvo, la cosa bella dei Playmobil è che non ci sono regole e le regole te le fai tu, quali sarebbero le vostre regole? Come giochereste con Playmobil? Ma io cerco sempre di rimanere me stessa comunque e quindi giocherei mantenendo intatta la mia personalità. Però io sono una buona, quindi io cercherei di essere comunque buona, propositiva, un po' come il personaggio che interpreto in questo film, no? Un personaggio molto positivo, molto allegro, molto simpatico, che cerca di familiarizzare con gli altri amici e di giocare. Io amo tantissimo giocare, quindi giocherei tantissimo e diventerei l'amica di tutti gli altri personaggini di Playmobil. Beh, io ho la fortuna di avere un bambino piccolo di 3 anni, quindi gioco con lui e ho riscoperto che non bisogna dare limiti alla fantasia, quindi come giocherei con i Playmobil? Manderei dei cowboy nello spazio a combattere dei dinosauri in gonnellino havaiano, ad esempio, cioè questo è come bisogna giocare, senza limitazioni e comunque tentando di essere più creativi possibili. Nella vostra vita e nella vostra carriera, quando pensate che avreste avuto bisogno della fata madrina che ti aiuta a trovare la strada? Ma io diciamo che ho sempre bisogno di avere qualcuno che mi prenda comunque sempre per mano, perché sono una donna, perché sono una persona anche, diciamo, ogni tanto un po' timida, a volte indecisa. Quindi secondo me una fata madrina mi deve sempre accompagnare, quindi mi ha accompagnato all'inizio la mia mamma, poi diciamo quando ho iniziato a lavorare i miei collaboratori e poi tuttora continuano la mia famiglia, ma anche poi tutti gli amici che mi vogliono bene. Io ho sempre bisogno di supporto. Beh, io fate madrine non ne ho avute tante. Diciamo che ho conosciuto molto bene tanti imperatori Maximus e sono riuscito a sopravvivere a tutti questi imperatori Maximus che ho incontrato nella vita. Bellissimo, grazie. Grazie mille. A te.